Via diretta. Ok, vedo che state arrivando. Lasciamo che si popoli un po'. Ok. Bene, vedo che state arrivando. Togliamo la cosa. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Ben arrivati. Vedo che lentamente state arrivando. Non so quanti siete, però mi fa piacere. Ciao Massimo. Anche tu qua per il corso. Ciao, ciao Roberto. Ah, che bello, rivedere tutti questi amici mi fa veramente piacere. Certo che vedere Gineneschi a fare un corso di costruzione, cioè mi fa onore, però mi fa anche un po' paura. Allora, insomma, ci dovremmo già essere un po' di persone, almeno stando a questa ambaradan qui che si chiama Facebook, per cui siamo già in 20, stando al nostro amico Facebook. Direi che, secondo me, possiamo anche cominciare. Voi cosa dite? Cominciamo? Partiamo? Allora, sì, benissimo. Un buongiorno a tutti, buonasera, quello che volete. Ben ritrovati per questo terzo incontro sulla costruzione degli artificiali, nel dettaglio sulle mosche. Ci siamo lasciati la scorsa volta parlando degli strumenti che si usano per costruire, per cui bobinatori, morsetti, fili, di tutto un po', tutto quello che serviva prettamente per fare cosa? Per costruire, no? Questo ci mette in condizione adesso di cominciare veramente
a costruire. Cosa faremo questa sera? Principalmente parleremo di, come ha scritto Alberto, di mosche secche o dintorni, cioè diciamo sul pelo dell'acqua lì vicino. Ci saranno delle mosche secche, delle mosche emergenti, delle mosche sommerse. Io ho praticamente fatto di tutto un po', per cui ci sarà da vedere un attimino. È una carrellata, così. Però, prima di cominciare, è doveroso da parte mia farvi una premessa. Allora, come vi spiegavo l'altra volta, noi non ci siamo inventati niente. Cioè, le mosche che vedete stasera sono mosche, innanzitutto, che io uso comunemente. Questo vuol dire che hanno una sorta di garanzia di funzionamento, cioè funzionano. Primo fattore. Secondo fattore, sono mosche molto semplici, per cui non ci vuole. E qui, siccome il corso è riservato ai neofiti, non c'è il bisogno di avere una tecnica molto approfondita. Sicuramente per fare mosche, diciamo, più complicate, più complete, vogliamo dire anche più belle, ci sono chiaramente, avrete sicuramente altri appuntamenti con altre persone. Per cui, come dicevo, mosche che funzionano, mosche che sono veloci da fare. Tenete conto, ogni mosca più o meno ha una durata di costruzione più o meno di 4 minuti, non di più. Questo perché? Perché voglio mettere in condizioni chi comincia di partire bene, partire con queste cose, con queste artificiali che non sono impegnative, perché è inutile che vi spieghi una mosca complicata che poi non potete mai usare nella vostra vita, almeno non in questo momento. Mosche che chiaramente vanno bene per diverse occasioni. Poi, mano a mano, ci parleremo sopra. Il sistema è un pochino traballante perché causa un fulmine, siamo un po' azzoppati, però cerchiamo di andare avanti. Vi anticipo, i filmati hanno un piccolino ralenti, appena appena abbiamo fatto le prove, però ci sta così, vedrete, mentre vedete l'artificiale costruito da me, di fianco c'è il mio bel faccione, che vi racconta un pochino di quella mosca, vi racconta i passaggi, gli errori che ci possono essere. Però a questo punto bando alle ciance e diciamo di continuare. Allora, con cosa cominciamo? Cominciamo con le proporzioni. Allora, una delle cose più importanti quando si costruiscono poi gli artificiali sono le proporzioni. Perché? Perché questo parametro è estremamente importante e delicato, perché se non si rispettano determinate proporzioni, la mosca potrebbe non funzionare correttamente poi in pesca. Allora, cercando in giro, ho trovato, e io uso questo tipo di proporzioni. Qui abbiamo, come potete vedere, la distanza dal gambo dell'amo alla sua punta, che noi chiameremo gap. Questo gap, per comunità, lo chiameremo G. Per cui tenetela come linea guida. Quando farete, costruite le vostre artificiali, allora l'eco, per cui le ali, la parte iniziale della mosca, deve essere G per 1,5, per cui il gap 1,5 volte. Mi raccomando, è importante. Poi, se decidete, oltre di fare l'eco, di metterci delle ali, perché secondo voi vedete meglio la mosca o al limite è più imitativa, avete da usare gap per 2, per cui la distanza che c'è, questa distanza deve essere raddoppiata 2 volte. Stessa cosa per le code, se decidete poi di metterci delle code per avere le vostre mosche. Normalmente si usa moltissimo sulle mosche secche, no? Poi, cuomo dritto, eccetera. Comunque ne parleremo. Poi, un'altra introduzione che farò questa sera, importantissima, una premessa, che tutte le mosche che vedrete, tutti gli artificiali, come dicevo prima, non sono montati da me, sono prese da altre persone che spesso e volentieri se ne accollano la paternità. Sicuramente non sono mie. Io le uso, perché noi siamo quelli che usano queste mosche. Nessuna di queste mosche
è purtroppo di mia invenzione. Sono mosche che durante la mia, diciamo, carriera, ma non è una carriera, nel periodo di pesca ho usato e mi sono piaciute. Magari ho visto da un ospite che è venuto da noi al club, oppure ci sono state delle volte dove ho trovato dei filmati, eccetera. Mi sono piaciute particolarmente e le ho usate. Per cui, fatta la premessa, partiamo con gli strumenti che ho usato per fare questi artificiali. Allora, per fare questi artificiali non servono moltissimi strumenti. Che cosa serve? Un bobinatore, pardon, scusa, sì, un bobinatore, un annodatore inglese, un giraecco, c'è una bellissima forbice, della colla o cera, come volete chiamarla voi, io uso quella perché ce ne sono sul mercato 40.000, un ago o spillo di servizio e un aggeggino che è quello in basso, in sinistra, è una spella fibre di pavone, che in alcuni casi diventa estremamente comodo. Come dicevo, le forbici, qui nella foto vi ne ho messa una, però colgo l'occasione per darvi un consiglio. Una cosa che rovina tantissimo il filo delle forbici sono quando vengono tagliati i tinsel, il rame, oppure delle cose un pochino che vanno oltre il filato, per cui qui ho messo una forbice solo, però io in realtà di forbici ne uso due. Ne uso una affilatissima bella da piume e una invece è praticamente una forbice un pochino più malandata che uso per tagliare i tinsel, per fare i rigaggi o al limite anche il power thread, che è un filato in Kevlar che è un po' rognoso da tagliare. Comunque potete usare forbici, potete usare bisturi, coltellini, quello che volete. Questi sono gli strumenti che ho usato io per fare le mosche che vedremo stasera. E sono tutte, è poca roba, non è tantissimo, per cui direi che il corredo la neofita ci può stare. Allora, siamo pronti a partire con la prima mosca. E in questo caso praticamente partiamo con una mosca un po' particolare, a cui io sono veramente estremamente affezionato. Dunque, la mosca si chiama F. F perché? Perché la persona che la inventò, che la idealizzò, che la rese un pochino sua, aveva il nome di Miriam Fratnik, no? Una persona che ho avuto il piacere di conoscere, purtroppo adesso non c'è più. E questa persona mi insegnò a fare queste mosche nella maniera più semplice possibile, perché secondo un suo concetto la mosca complicata non esiste, esistevano solo estremamente, mosche estremamente facili. Una premessa nella premessa, io sono stato a casa sua e non solo costruivo queste mosche che vi faccio vedere estremamente semplici e anche abbastanza povere, però all'occorrenza costruiva cose molto più complicate e molto più ricche. Però in questo caso lui ha fatto praticamente questo tipo di mosca. Perché ve la presento? Perché è una delle prime mosche che ho usato quando ho iniziato a pescare e mi ha dato sempre grande soddisfazione. E lo scopo per cui siamo qua è quello di spiegarvi, di farvi pescare da subito bene, senza grossi problemi. Allora, cosa si usa per fare la F? Ecco qua. Dunque, per fare la F ci vuole un amo grub. Io ho messo 16, però va benissimo anche si può fare dal 14 al 18, volendo anche al 20. Poi, nella versione di Fratnik non c'era niente altro che amo, fil de canard e filo di montaggio. Nella mia versione ve l'ho fatta leggermente più ricca. Ci ho messo del quel di pavone, spellato e non, per farvi magari una cosa un pochino più della domenica. Allora, signori, partiamo con il filmato. Eccola qua, vi vedete anche a me. Dunque, partiamo con la stesura del filo. Eccolo qui. Io uso un filo nero del 14/0, però potete usare un filo dell'8/0. Ovviamente non scendete di più perché sennò poi dopo avrete problemi a montare il tutto.
Allora, nei commenti vorrei vedere se mi dite che il filmato si vede bene. Fatemi sta cortesia, perché io non riesco a vederli qua. Ciao Carlo Squizzato, ben arrivato. Ecco, Carlo è un mio amico, è un socio del club che ha una mano molto bella a costruire. Chissà, magari qualche giorno lo troveremo qui anche lui. Allora, niente, abbiamo messo il cuspellato, tagliamo l'eccedenza, cosa che mi sentirete dire mille volte questa sera, no? Ah, c'è anche Busnelli, un sacco di persone che conosco, sono i miei soci del club, vedete che non mi abbandonano mai. Ok, torniamo a noi. Facciamo girare il cuspellato di Pavone, cercando di dargli anche una sorta di rigaggio. Si arriva praticamente girandolo quasi all'occhiello, nella versione F base si arriva pure all'occhiello, anche perché poi ci va unicamente il cul de canard, no? Benissimo, ma non Angeloni mi dice che si vede benissimo, sono felice. Anche Gigi beh, me lo dice, ah oh, Gigi, ciao! Beh, sono tutte cose che voi del club avete visto fare mille volte, per cui niente di nuovo. Grazie Giuliano. Perfetto, a questo punto monto il mio pavone. Perché il pavone? Vedete, ecco, l'ho lasciato apposta quello, perché non dovete spaventarvi quando capitano queste cose. Magari tirate un paio d'accidenti, però non c'è problema. Si prende e si riparte a questo punto. A volte a fine mosca l'accidentone ci sta perfettamente. Niente, a questo punto io ho fatto questo sorta di toracino col pavone. Perché? Perché secondo me nella costruzione nuda, senza il toracino, gli mancava qualcosa. Perché ho deciso in questo caso di metterlo dentro. No? Ecco, a questo punto questo potrebbe già essere una mosca pronta, potrebbe essere un buzzer, un moschino. Vedete, con mosche del genere. Il famoso no-kill della Bergamasca, legge anche Ponte Nossa, pescando in drop, no? Con questi cosini qua montati su un amo del 18, del 16, sotto al nostro artificiale grosso, ci ha fatto prendere un spaccato di pesci. Per cui tenetela conta, qua sono due mosche in una. Se vi fermate prima avete un buzzer, per cui un moscerino. Ok, mettiamo il nostro cul de canard, no? Che è un brown, per cui un colore abbastanza comune. Direi che, come vi dicevo l'altra volta, questo è il cul de canard di colore sindacale, ci deve stare per forza nella vostra scatola di costruzione, no? Allora, niente, ho legato il cul de canard, come avete visto, gli sono passato una volta dietro col filo. Perché? Perché questo permetterà di stare la piuma di stare leggermente più alzata. Poi ovviamente ci sono. Oddio! C'è anche Eddie Donà. Ragazzi, Ginelleschi, Donà! Mi sento veramente. Mi state creando ansia! Mamma mia, tre grandi. Ecco, tra l'altro, stasera non l'ho fatta, però. C'era anche una mosca di Edi, a cui sono molto affezionato. Molte mosche di Edi sono molto affezionato io. Ecco, niente, qui si tagliano le eccedenze ancora una volta. Ecco fatto, la mosca è finita. No? Pronta per la nostra pesca, pronta per essere usata come volete voi. Perfetto, come avete visto, la costruzione è estremamente semplice, è durata 3 minuti, però è un artificiale che ha una bella presenza sull'acqua. Primo perché è un emergente e come dicevamo la prima volta, se vi ricordate, se mi avete seguito, una di quelle fasi in cui il pesce si nutre più costantemente è quello in cui lui sa che l'insetto è in una fase di trasformazione. Quello è un emergente, per cui è il momento che il subimago comincia a decollare, per cui lo sa e la mangia. In più, oltre a questo, resta quasi tutto sott'acqua, lasciando fuori solo il cul de canard, per cui, nella visione del pesce, secondo me,
ci sta. La seconda mosca che andremo a vedere stasera è uno spider costruito da un costruttore monzese che chi è qua della zona conosce sicuramente, è il famoso Pierino, che è un caro amico anche lui. Niente, è un costruttore monzese che da una vita costruisce e vende mosche. Sono delle mosche anche lì estremamente semplici, e però anche lì sono mosche provate che funzionano, eccetera. In questo caso faremo il famoso spiderino del Pierino. Allora, cosa serve? La ricetta per fare questa torta è un amo dritto di almeno 12, poi ci vuole un dubbing nero, del filo nero da costruzione, un tinsel piatto argento, che ho trovato recentemente, mi piace moltissimo, e poi della pernice, io ho scritto grigio e marrone. Adesso entriamo nel dettaglio di questo spiderino. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo il nostro amo, che tranquillamente ci andiamo a vestire con il nostro filo. Ecco, ce ne sono tantissimi di spider. Questo è uno di quelli che io uso tantissimo. Perché? Perché è un artificiale che secondo me ha delle caratteristiche molto valide. Così. E anche questo, come vedrete, è di costruzione estremamente semplice. Stasera non vedremo assolutamente mosche di cui la costruzione vi farà venire il mal di testa. Una cosa importante, se qualcosa non vi fosse chiara, oppure non è, non lo dico correttamente, scrivetemelo o fatemelo sapere in qualche modo, perché io da qui non riesco a vedere. Allora, come avete visto, la seconda cosa che metto sono delle pernici. Io avevo un giro per differenziare, siccome sia le ali che la coda sono di pernice, in questo caso avevo trovato nella mia scatola delle pernici tinta marrone, l'ho usata così, giusto per differenziare. Usare la stessa pernice non li fa così. Anche il modo in cui sono montati, per qualche strano motivo, si sono aperte. Però non le ho cambiate, le ho lasciate, perché secondo me in acqua daranno il loro movimento, per cui non c'è problema sulla disposizione. A questo punto non mi resta che mettere il tinsel argento piatto. Sto cercando di vedere i commenti e non vi ho lasciato, non vi ho abbandonato. Cercavo di vedere sul telefono, ma non la vedo. Vabbè, resterò di qua. Niente, abbiamo ricoperto l'amo, gli abbiamo dato una certa silhouette. A questo punto si prende la famosa colla e si mette un po' di colla. Ecco. In questo caso stenderò il dubbing con un sistema che usa una persona che è qua presente, che ci ha fatto vedere mille volte, che io ho fatto mio, però di fatto è un suo modo di stendere il dubbing, che è di Donà, no? Per cui, seguendo, dopo tutte le volte che è venuto da noi al club, e ogni volta ci ha spiegato come mettere il dubbing in questo modo, alla fine, vedi, ho imparato alla fine. Ed è un sistema estremamente interessante, perché il filo si avvolge, cioè il dubbing si avvolge intorno al cavo, per cui prende una bellissima vaporosità, come potete vedere, vedete che il dubbing è bello vaporoso. Poi, come dicevo l'altra volta, less is more, non mettete tanto dubbing in una volta sola, non preoccupatevi, a metà vedete che non ce la fate, niente, un giro di cera o colla, quello che volete, no? E poi si va avanti col dubbing. Questo è un dubbing nero che ha dentro qualche pezzettino di angelina che lo rende leggermente più brillante, no? Però niente di che. Come vedete, la stesura del dubbing è andata via senza problemi, no? A questo punto parto col mio tinsel piatto argento.
ovviamente, come ho detto l'altra volta, nel senso inverso a come ho messo il dubbing, così ce lo tiene giù meglio. Gli diamo una bella ribbing o rigatura, come volete dirlo voi, insomma. Ecco, sulla rigatura, sulle mosche, sulle ninfe, sulle sommerse, o sugli spider, una cosa che io consiglio caldamente. Sulle mosche secche, diciamo che a piacere, no? Bravissimo. Ci scrive Luca che è un bellissimo sistema per mettere il dubbing, senza sprecarlo. Difatti, il dubbing, come vedete, è messo in maniera stupenda ed è lì, fermo, senza problemi, senza cose. Ecco, adesso che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra pernice. Ovviamente, siccome va montata all'inglese, per cui va montata di dietro, non come Bastesiana o Tenkara davanti, noi la fissiamo di fianco l'occhiello. Intanto io saluto, ciao Gian Pietro, che piacere averti qua, c'è anche Jonathan, cacchio. Ecco, come hanno detto mille costruttori, io mi accodo a loro, quando si gira la pernice ricordatevi di pettinarla sempre un pochino, se no vi si incasina sulla mosca e viene fuori una cosa così. Se avete una certa mano riuscite a recuperarla. Poi, altra cosa importante, cercate di andare dalla curvatura dell'amo verso l'occhiello, piano piano, no? Perché se andate zigzag o vi girate, la perdete e non viene poi corretta il giro d'eccolo. Adesso noi abbiamo finito, per cui non ci resta che tagliare le eccedenze, ecco fatto, l'abbiamo tolta e fare la nostra testina. Non preoccupatevi, sì, qualche barbula di pernice e sparacchia in giro, perché è normale. L'importante è che voi facciate la vostra testina, andate leggermente verso la curvatura, così appiattite un pochino le piume. Io si possono lasciare perfettamente dritte, però piegandole così in questa maniera, secondo me, l'artificiale va meglio. Non troppo adese al corpo, perché sennò già di loro in acqua si incollano al corpo. Se le fate già, le forzate, poi alla fine il vostro artificiale non ha poi, come si può dire, vividezza che dovrebbe avere, però è un sistema che sinceramente non va bene. Adesso, vabbè, ci sono operazioni di rifinitura, abbiamo fatto il nostro nodo di chiusura, tagliamo tutti i pelucchi che sparacchiano un po' da tutte le parti, vedete un po', faccio un po' di pulizia, ho avuto a fare una cosa fine. Eccolo qua. E abbiamo finito anche questo secondo artificiale. Qui ci abbiamo messo un pochino di più perché abbiamo il dubbing, però di base è stato semplicissimo anche questo. Fino qua tutto bene? Andiamo bene? Siamo a posto. Perfetto. Allora, a questo punto siamo arrivati alla nostra terza mosca. Dunque, la terza mosca che volevo fare era è una sedge, sarà una sedge. E io di base di sedge ne uso due. Quella che vedete stasera e l'altra non per fare quella che fa Edi che ho trovato in giro questi giorni però ahimè causa il Covid-19 e un sacco di altri problemi ho scoperto che il mio capriolo barra cervo faceva schifo per cui mi sono astenuto dal farla però sappiate come vi stavo dicendo due sedge. E il tempo di costruzione di tutte e due è identico, è velocissimo, semplice e estremamente catturante. Però, bando alle ciance, parliamo. Per fare questa sedge cosa ci vuole? Ci vuole un amo dittolo 12, poi abbiamo bisogno di un dubbing bash, sempre del filo,
del Cruz de Caran Brown, ce ne vogliono tre o quattro piume, e poi un dubbing Peacock Black, che è un dubbing abbastanza scuro, che però sberluscia un attimo, adesso lo vedete bene. Allora, partiamo con la costruzione. Allora, abbiamo il nostro amo dritto, mi sono spostato, avete visto, sull'angolino. Giriamo il nostro filo, qui il ditone dava fastidio al telefono in fase di ripresa, però vabbè, quando finisco si vede bene, vedete che è tornato a fuoco. Ok, allora, copriamo l'amo, poi partiamo subito con il nostro dubbing, con il solito sistema Don Up e la stesura del dubbing. In questo caso ne abbiamo prima uno beige, a piacere, usate il beige, si può usare il nero, il grigio, il marrone, quello che volete. L'importante è che, sempre a parer mio, che vi sia del contrasto poi, no? Quando si farà poi il corpo dell'artificiale, no? Ho usato il beige perché anche per esigenze sceniche, così. Anche in questo caso sto usando un dubbing bello vaporoso, come potete vedere, vedete che stesura meravigliosa che ha questo sistema qui. Ed è una. Potete pettinarlo, cosa che non faccio quasi mai purtroppo. Potete pettinarlo, tirarlo, farci quello che volete. In più, la cosa importante, non è che dopo 5 lanci vi resta la mosca nuda, avete ancora su un sacco di roba. Vedete che è semplicissimo. È una sciocchezza farlo, basta soltanto prenderci un po' la mano. Ok, a questo punto vediamo di finire il nostro corpo e provare un attimino. Ecco, di sedge ne avete visti in giro a milioni, a miliardi, no? Queste, io le faccio anche queste estremamente semplici. Vedete che se avete fatto caso agli altri artificiali sono tutti molto molto semplici, molto molto veloci da fare. A questo punto ho fatto il corpo. Prendo le mie tre piume del CDC, le accoppio una sopra l'altra, cerco di mantenerle più o meno in asse tutte e tre, le appoggio sull'artificiale. Ecco, una cosa importante, il CDC, come dicevo l'altra volta, si può tagliare, per cui non è un problema. Per cui, anche se andate tanto, tanto indietro, non preoccupatevene, tranquilli, non c'è problema assolutamente. Tagliamo davanti. A questo punto la mosca è praticamente finita, no? Gli manca un toracino e una sorta di, chiamiamole, zampette barantenne, che vedrete adesso che faremo, no? Vedete che noi abbiamo usato, adesso abbiamo usato il dubbing naturale, però anche col dubbing artificiale non ci sono problemi di sorta, perché il nostro Peacock Black va su che è una bellezza. Ecco, importante fare una sorta di toracino anche qui, perché la sedge, se avete presente come la morfologia dell'insetto, ha la parte davanti tra zampette e quant'altro abbastanza marcata. Ecco, qui vedete che, ecco, una cosa importante, mi sono fermato con ancora del dubbing sopra il filo. Perché? Perché adesso attaccherò una piuma di Cul de Canard che userò per girata come ecco, per fargli una sorta di, come vi dicevo, di zampette barantenne. E lasciando ancora un po' di dubbing, mi praticamente me la ferma e mi fa un'inglobazione della piuma. Tagliamo anche qui l'eccedente, se non volete rovinarvi la vita, la montate a rovescio, per cui la parte eccedente davanti è più comodo da tagliare. Anche qua una sorta di micro pettinata alle piume, no? E anche qui non tanta roba, 2-3 giri, niente di più. Ecco, in questo caso io mi sono reso conto che stavo andando troppo indietro, cioè troppo verso la fine delle ali, no? Ora non c'è problema, non c'è paura. Si torna indietro e si riparte e si va avanti. L'importante è essere tranquilli, non essere, come si può dire,
non dico nervosi, però abbastanza sereni. Ecco fatto, le nostre antenne sono messe, non ci resta che fare la testina e chiudere il nostro artificiale. Togliamo qualche pelucco che sbatte. Anche se in diversi mi hanno detto che quei pelucchini che vedete spuntare lì, sì, è buona cosa toglierli, ma tante li lasciano. Perché? Perché è sempre qualcosa che si muove in acqua, che dà vivacità all'artificiale. Perché no? Allora, qui a piacere, adesso do una appiattita alle ali. A piacere, vi dicevo, andare sotto e dargli una rasata alla parte sotto per appiattirla, perché le segge, ovviamente, come ben sapete, il corpo. Però in questo caso non mi sembrava esagerata, l'ho lasciata tranquillamente così, per cui volendo potete lasciarla anche così. Ecco qua, siamo arrivati praticamente al terzo artificiale. Niente di difficile, niente di complicato, niente che vi metta in difficoltà, spero di sì. E sono, come vi dicevo, insetti chiusi, insetti che funzionano. Quella che avete visto prima, quella Sedge, ha una bellissima galleggiabilità, ovviamente. Quelle fatte in cervo e in capriolo galleggiano molto di più. Però anche questa abbiamo provato a pescarci in diversi e anche questa dà delle buone soddisfazioni. Allora, passiamo alla prossima mosca. Dunque, la prossima artificiale è un artificiale che ha diverse paternità. Allora, c'è chi la chiama gallinella, c'è chi la chiama hen emerger, c'è chi la chiama poverella, no? Però è una mosca estremamente veloce da fare, di un'economicità mostruosa. Difatti Marco Feliciani, l'amico Marco, la chiama poverella perché si fa con una piuma sola. Ed è un emergente che anche in questo caso vi consiglio veramente di tenere nella scatola, perché in diverse occasioni a me e ad altri ci ha tolto veramente dai casini, cioè situazioni dove il pesce era un po' rognosello, ce l'ha tolto. In più, essendo una mosca estremamente semplice da fare, perché no? Marco Feliciani la fa con la coda normale, in questo caso è fatta con dell'antro ghiaccio, però andiamo nel dettaglio. Allora, ci vorrà una modritola 16. O volendo si può fare anche su un 18, però secondo me il 16 è più azzeccato. Dell'antrognan bianco, del filo TAN 80. Io ho usato questo perché ho della gallina grigia, è un grigio beige più o meno che si assomigliano molto. Volendo si può fare un rosa tenue. Se andate in giro a cercare, se lo trovate, c'è in giro un collo che vendono di gallina che ha un colore assurdo, che è un rosa violetto. Molti li fanno con quei colori perché pare che sia un colore che prenda molto. Io ho questo come collo di gallo, così. Ovviamente va fatta col gallo perché ci vuole un soft-eco, cioè una mosca che cioè una piuma che lasci di vivacità all'insetto e lo faccia affondare perché è un emergente. Allora, partiamo. Dunque, partiamo col nostro filo, cominciamo ad avvolgerlo sull'amo. Amo dritto normalissimo. Come vedete non uso ami strani, cioè li uso ma non in questa occasione. Cioè gli ami che vi ho dato così sono ami abbastanza semplici. Ecco fatto. Adesso abbiamo vestito il nostro amo e non ci resta che montargli le code. Allora, cosa importante, la gallinella, non so se l'ho detto prima, è un dressing che fa zingaro, per cui giustamente bisogna menzionarlo perché se è farina anche del suo sacco, per cui bisogna dirlo. Ecco, una cosa importante in questa costruzione, l'egg yarn deve essere
veramente, veramente pochissimo, perché deve simulare un'esuvia, cioè il pezzo del corpo della ninfa che la mosca si porta via. Il Bonedi ci dice che il colore che vi dicevo prima assurdo è color branco killer, per cui se volete cercarlo adesso è un colore molto bello, sicuramente lei lo trovate, per cui è una gallina veramente molto buona. Io questa avevo e questa ho usato. Poi niente, il corpo praticamente è già fatto, prendiamo la nostra piuma di gallina, ce la rifiliamo un attimino. La coda in questo momento è un po' eccessiva, dopo la taglierò comunque. Anche qua, ecco, attenzione, perché questa mosca prevede che a fine tournament, come dicono i francesi, della piuma deve restare in piedi e simulare una sorta di ala. Vedete che mi sono fermato. Ecco, piano a tirare, perché se no vi si strappa la punta della piuma e insomma l'insetto così non viene tanto bene. A questo punto, per farla stare in piedi, girerò il filo incrociandomi due o tre volte, per cui la piuma resta in piedi. Allora, anche in questo caso, nel fare la testina, tiro leggermente indietro le piume, per cui la tiro leggermente indietro e, come vi dicevo, il nostro artificiale è ormai praticamente concluso. Eccola qua. Ecco, si può esagerare anche un po', difatti me ne sono accorto e gli faccio ancora un paio di giri, no? Per farla stare indietro. È un artificiale che può lavorare sotto il pelo dell'acqua, se vogliamo, come argente, oppure appena appena sopra. E vi assicuro che da quelli che aprono il 24 di maggio funziona benissimo. Ecco fatto, si tagliano le eccedenze, tagliamo la nostra coda, i nostri tre peletti di coda. Ecco qua, ed è finita ed è pronta. Come vedete, è estremamente semplice, veloce e funziona perché è una di quegli artificiali che bisogna avere nella scatola. Fatela in color branco killer, fatela beige, fatela bianca, fatela nel colore che volete. Le tenete nelle scatole e vi assicuro che funziona, funziona veramente. Proseguiamo nella nostra avventura. Allora, dunque, vediamo un po', fatemi guardare, bellissimo. Adesso, costruisco diverse effimere, le faccio in asset the body, le faccio normali, le faccio in mille modi, però ce n'è una a cui sono affezionatissimo, anche questa, è una costruzione elementare, se vogliamo scolastica, no? Però fatta su dimensioni abbastanza ridotte di ami, e io la faccio dal 18 fino al 15, 14, ma non lo uso quasi mai, è una di quelle mosche che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni. Io la chiamo effimera. Adesso la vediamo nel dettaglio. Anche questa, semplice, semplice, veloce, veloce, e funziona da Dio. Vi dico i materiali. Sono un bellissimo monodritto dal 16 in questo caso, però io la faccio anche sul 18. Del filo giallo 3/0 che ci servirà per il rigaggio. Poi del filo olive dan o verde, no? Del galloppardo per fare le code. E poi un collo di gallo rosso, oppure come le uso io a volte, un collo di gallo color cioccolato, per cui scuro. Partiamo con la visione del filmato. Eccola qua. Ecco, come vi dicevo, intanto che gira il manettino sul filo, io la faccio anche in dimensioni più ridotte, le faccio su un amo del 18, molto chiara, la faccio col corpo giallo, totalmente giallo, con le ecol bianche, o comunque un beige molto chiaro,
Anche questo caso è un insetto che funziona. Qua mi sono, come si può dire, affidato al classico. Sarà fatta in verde con un rigaggio giallo, no? Ecco, montiamo il nostro filo giallo che, volendo, in questo caso anche per le evidenze sceniche, ho usato leggermente più grande dell'8/0 che sto usando per fare il corpo, e mi metto dietro e comincio a fare il corpo. Ok, non serve fare tanti giri sul andare avanti dando nel filo, perché uno dei, secondo me, dei punti di forza di questo insetto è proprio l'esilità, deve essere estremamente esile. È proprio un'effimerina che sta volando o all'inizio di stagione o a fine stagione, ma anche a metà. Proprio una cosa semplice. L'attesa è perché avevo strappato le barbule del galloppardo per fare la coda, no? Anche qua io spesso uso il galloppardo per fare la coda. Perché? Perché questa screziatura bianca e nera dà un certo movimento e a me piace. Un particolare importante di cui vi volevo parlare. Volendo, si possono montare solo due barbole di galloppardo che simula più similmente l'insetto. Però so che comunque esiste una certa difficoltà, anche se esistono trucchi e barbatrucchi per farlo. Anche se me ne mettete in ciuffetto, non succede niente. Va bene lo stesso. Anzi, in alcuni casi, siccome le due barbule dopo tre lanci o una si piega, una si rompe o il pesce ve la mangia, così riusciamo ad avere maggiore equilibrio sulla mosca perché dura un pochino di più. Per cui non ve ne fate un cruccio. Io in questo caso ne ho usate un po' apposta. Come vi dicevo prima, attenti alle proporzioni. Per cui adesso ci prepariamo, mi sto preparando la mia fibra di collo di gallo che useremo come ecco, montata ovviamente dalla parte del calamo. Anche qua un trucchetto perché comincia da poco. Ok, fissate la piuma, fissatela bene perché sennò poi vi scappa. Tirate su l'eccedenza del calamo e tagliate. Finito. Andate avanti 2 o 3 volte. Cominciate a fare un inizio di testina. Questo vi aiuterà a tenere meglio la piuma, perché se al secondo giro vi scappa, è un accidente. Anche in questo caso, come vi dicevo prima, dalla curvatura mi sposto verso l'occhiello, cerchiamo di tenere abbastanza in tensione il tutto. Ecco. Qui la vedete adesso che in questo caso ve l'ho fatta su una Model 16, che per me è già grande. Potete, provate a vederla su una Model 18. Una cosa importante, se vi ricordate l'altra volta, questa viene bene anche con quel sistema usando il power thread, no? Usandolo, dipingendolo con il pennarello, anzi, viene estremamente esile. Perché fate una passata sola, cioè fissate le code, andate verso l'occhiello con una sola passata, perché il corpicino viene sottile, 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 sottile e viene una bellezza. Ok, abbiamo fatto la nostra testina, tagliamo l'eccedenza, non sono ubriaco, ma perché avere il telefono davanti è un po' un problema. Eccoci qua, la nostra effimera è praticamente pronta a essere usata contro i pesci e funziona, ve lo posso assicurare. Visto? Effimera, estremamente facile da usare, piccolina, ripeto, dimensioni dal 18 a salire. Se volete fare i masochisti, fate anche solo 20. Però secondo me si critica un po' vederla anche perché è abbastanza scurella. Ricordatevi quel particolare che vi dicevo prima: corpo giallo, le code sempre in galloppardo. È un giro d'eccol fatto con un collo chiaro. Io uso un beige molto chiaro. Bianco non mi piace, anche nei segnalatori. Il beige bianco bianco non lo uso mai. Per me spara troppo ed è anche un po' fastidio. Per cui fatela così, 18 e lanciate, vedrete che sicuramente
i pesci verranno su. Allora, la prossima mosca, qui c'è da parlare un attimino. Allora, la prossima mosca, sinceramente non so di chi è il nome. So che chi me l'ha data per la prima volta è una guida che è in Umbria, si chiama Luca Castellani. E vi racconto un micro aneddoto. Stavamo pescando sul Nera, un torrente che, ahimè, mi manca tantissimo, dove sono dei pesci veramente belli. E c'era questa, c'è il fiume, la corrente, l'isolotto, e dietro c'è questa lama con questi pesci bellissimi. Hanno un mio amico, cercavamo di prendere questi pesci, entravamo praticamente matti, gli tiravamo ogni cosa, chironi, moschini, mosche grosse, niente. Non venivano se non c'era verso. Intanto Luca, che è una guida, aveva il suo cliente, ci andava dietro, ci passava dietro 3-4 volte e parlava con questo cliente, gli stava dando delle indicazioni, no? Poi a un certo punto, siccome siamo amici, si ferma, ci guarda, no? Disperati, perché era praticamente un'ora che tiravamo là ogni cosa. Si, lui ha la scatoletta davanti, la apre, tira fuori questa cosa, ce ne dà una a testa e vi dice, così, proprio schiettamente, mi fate pena, provate questa. Cioè, ragazzi, voi non avete idea di quanti pesci abbiamo preso, è stata una cosa devastante. Ma il fatto, perché ve lo dico? Perché la mosca che vedete in questo momento è talmente assurda nel suo insieme, ma talmente semplice, che è difficile da pensarla efficace. Eppure sì. Io l'ho chiamata Castellani perché lui me l'ha data. Sicuramente avrà almeno 5-6 padri differenti. Io sinceramente non lo so. Io l'ho chiamata così e mi piace chiamarla così. Partiamo con gli ingredienti. Allora, ci vuole un amogrub del 16, del foam marrone, che poi io l'ho usato marrone, però potete usarlo giallo, verde, nero, quello che volete, del filo nero. È una piuma di Cul de Canal. Io l'ho usata Blaudan, la uso Blaudan. Si può usare anche beige o quant'altro. Ok, ecco la costruzione. Niente, incominciamo a girare il nostro bellissimo filo, no? Come dicevo l'altra volta. Ecco, nella costruzione originale, quella che mi ha fatto vedere lui, lui si ferma lì, non veste l'amo, è finita lì. Questo è il nostro pezzettino di foam, 2 mm. In questo caso io l'ho preso marrone, per cui non ho... Però, ripeto, consiglio che non ci senta nessuno. Io le faccio anche rosa, che alla sera, quando c'è poca luce, sono micidiali. Rosa, un bel rosa. Su dove trovare il foam ve l'ho spiegato l'altra volta, per cui non ci dovrebbero essere problemi. Ok. Fisso il foam vicino all'occhiello, gli faccio un giro dietro per alzarlo leggermente. Ok, prendiamo la nostra piuma di Cul de Canard, che le barbole possiamo a strapparle, come dicono i sacri testi, oppure tagliarle, a piacere, non importa. Quindi ribalto il cavalletto, perfetto. Ecco, fisso le mie piume, come detto mille volte, no? Taglio l'eccedenza, non sia mai che non si dica anche questa volta, perché ormai è una cosa talmente ok, gli faccio una bella testina, passo dietro sempre per alzare leggermente il corpo. Se vogliamo è un emergente, una extended body, quello che volete voi, no? È la forma sintetica di una extended body, veramente molto sintetica. Poi c'è chi taglia il foam in alto, chi gli fa delle rifiniture particolari, gli mette il toracino in... A me l'ha fatta vedere così, a me così funziona e io così ve la faccio vedere. Poi, ragazzi, fate tutto quello che volete. Se secondo voi costruire in un'altra maniera è più catturante, fatelo.
non vi preoccupate. Spesso mi capita di fare delle imitazioni e metterci qualcosa di mio. Perfetto. Tenetemi nella scatola, ne tenete due, tre. Ah, attenzione, se vi viene la vena creativa, vi parte l'embolo creativo, non fatevi una mosca, dice ne faccio uno di prova, poi vediamo. No, non lo fate mai. Mai. Ne fate almeno tre. Perché se ne fate una sola, così, su una variante che decidete voi, ne fate una sola, mettete nella scatola, poi per disgrazia funziona e ne avete una sola, poi siete quelli che piangono sul rio del fiume, perché magari ve l'ha mangiato un pesce o vi è rimasta su un albero. Per cui, regola, quando si fanno artificiali, uguali almeno tre. Perché come si dice, una resta in bocca al pesce, una resta sull'albero, e la terza è quella che continuare a pescare. Minimo 3, poi se volete 5, 10. Per cui, ripeto, se avete voglia, fatevi sempre qualche variazione sul tema. Nessun problema. Sicuramente la fantasia ha sempre premiato, per cui sono un grande fautore di questo. La prossima mosca. Qui andiamo sul classico, andiamo su una mosca da libri di costruzione, famosissima, è uno spider, il low spider, non uno spider, low spider che tutti ce l'hanno nella scatola. Anche questa è un must have, bisogna avere una scatola per forza, perché è importantissimo avere un artificiale di questo genere, e poi secondo me è utilissimo. Come si chiama? Si chiama Partridge and Orange, per cui tradotto si chiama pernice arancione, arancione e pernice. È un classico di tutti i tempi, se andate in qualche libro inglese dell'Ottocento la trovate, viene fatta in tutte le salse, suono grub, suono dritto, con rigaggio, senza rigaggio, con la pernice grigia, la pernice ungherese, quello che volete. Il montaggio, il dressing prevede filo, io uso il Rusty Brown. Il filo originale era un filo arancione, seta arancione. Che importante, perché? Perché mi disse una persona una volta che la seta arancione, seta, sto parlando di seta, una volta immersa nell'acqua prendeva un tono come di sangue raffermo, no? L'arancione prende questo colorino che piace molto ai pesci, no? E apro una parentesi, visto che sto guardando il timer, siamo abbondantemente in anticipo, fate delle prove, datemi retta, io l'ho fatto, provate a fare un artificiale e lo pucciate nell'acqua, in un bicchiere d'acqua, lo mettete dentro e ci guardate, vedete come cambiano i colori, a volte per dire un azzurro diventa nero, anche un grigio può diventare nero, per cui vi cambia completamente, c'era una zanzara, vera, è ancora qua, per cui a volte una sciocchezza. Il cambio di una tinta può fare molto perché, come spiegavo l'altra volta, è importantissimo il contrasto tra piuma e colore della seta con cui o del filo che fate l'artificiale. Tenete conto che la Valsesia va avanti da un sacco di anni facendo mosche su questo concetto, cioè usando delle piume abbinate a un corpo, no? Crea un certo tipo di contrasti. Questi contrasti ovviamente sono quelli che in caso di ci azzeccaste funzionano. Per cui fate la prova, provate a pucciare il vostro artificiale nell'acqua e a vedere com'è. Anche perché sul fiume dubito che lo facciate perché con il tasso di adrenalina che avete nel sangue dubito tantissimo che uno faccia questo. O al limite avete in mente altro. Allora, vediamo i materiali per fare questa artificiale. Ci vorrà un amo grub, in questo caso lo faccio grub, un tinsel argento, in questo caso non è piatto ma è rotondo, un filo Rusty Brown, come vi dicevo, dell'8 para 0, poi della pernice grigia e novità, novità, novità del pavone. Perché il pavone? In questo caso ho deciso di mettere il pavone perché volevo farla un pochino più arricchita, in più ho praticamente
Scusate se rido perché ho trovato, c'è un commento di Luca Castellani che ho citato prima che mi dice: questa mosca te la regalo, se la prendi ne vuoi un'altra, costa 50 euro. Ah, ragazzi, è vero, Luca dice spesso questa cosa, però è veramente un amico. Come molti costruttori che conosco, sono veramente amici. Ed è gente che non è come me, gente che ci crede veramente tanto, sono veramente bravi. Però non ci perviamo. Eccola qua. Allora, abbiamo il nostro Home Globe. Ci mettiamo sul nostro bel filo. Qua c'è sempre il ditone che impallava la videocamera, però come si stende il filo ormai do per scontato che tutti sappiate come si usa, per cui non è un grosso problema. Ok, in questo caso niente, vado avanti e indietro un paio di volte e poi vado ancora su e giù un po' di volte perché? Perché montando il tinsel mi fa quella pieghetta che a me non piace. Ecco, vedete che mi sono fermato più o meno a metà, anche perché non serve che col tinsel andiate vicino all'occhiello. Una volta che è fissato sull'amo, basta che gli diate un po' di giri, per cui facendo la metà, più o meno, a metà della curvatura, aiuta a dargli quella silhouette biconica che ci piace tanto dare gli artificiali. Ecco, tagliate, vedete che io ho cambiato le forbici, tagliate l'eccedenza del vostro filo. Bravissimo. No, ecco, attenzione allo spuntone. Ci sono dei costruttori molto più bravi di me che girano il filo metallico finché non si spacca e praticamente arrivano proprio veramente alla base. Nel mio caso lo taglio, mi spunta un po', però ci attacchiamo un bellissimo chi se ne frega, ci passiamo sopra col filo 4-5 volte, diventa bella cicciotto il mio spider, sono contento lo stesso. Ad esempio, adesso nel filmato si vede un pochino più marcatamente il filo perché sono in riprese estremamente avvicinate, per cui ovviamente ecco qua. Partiamo con il rigaggio. Attenzione alla punta dell'amo. Se avete notato, mi sono impigliato. No? Può rompermi il filo. Vedete, lo sto facendo apposta per farvi vedere che bisogna fare attenzione, bisogna essere tranquilli a fare queste cose qua. Potevo rompermi il filo e dovevo ricominciare da capo perché devo rivestire il coso. Cercate, nella misura in cui potete, di fare gli anelli equidistanti o quantomeno abbastanza paralleli, perché se no, a parte che sono brutti, se no stanno male, eccetera. Arrivate più o meno vicino all'occhiello, non troppo vicino perché c'è da girarci una pernice che è abbastanza lognosetta da mettere. Fermatevi un pochino prima, non abbiate timore di fermarvi prima, non troppo perché se no la mosca ha un testone lunghissimo, che non è neanche male, però fermatevi sempre un pochino prima. Non è mai una cosa negativa, perché dopo se chiudete male, non riuscite a chiudere la mosca, il vostro artificiale farà schifo, o non potete usarlo, magari un artificiale che vi è costato un sacco di tempo e sul fiume, mentre bollano, vi fa solo incazzare e basta. Ecco, in questo caso io ho deciso di mettere del pavone, che nel dressing originale, in molti dressing, i puristi diranno orrore, no? Perché lo metto? Per due motivi. Il solito è quello di dargli una parvenza di zampette o quant'altro. Però il motivo vero, perché io spesso e volentieri metto il pavone sugli spider o sulle sommerse, perché? Perché questo cordoncino di pavone, questo toracino, mi impedisce alle piume di appiccicarsi al corpo. Questo gli permette di, come si dice, di ondeggiare sull'acqua, di muoversi, di stare più vive, se vogliamo. Però,
È anche vero che chi dice che il montaggio delle piume all'inglese, cioè verso dietro, è previsto che la piuma si incolli al corpo, boh, è tutto da vedere. Io le faccio così e secondo me funzionano meglio. Poi, ragazzi, fatele una cortolacina o una senza. Prendiamo la nostra pernice, come nel caso del Spider e Pierino, la montiamo sulla nostra mosca. Ho fatto un giro indietro perché l'avrei piegata e avrei avuto dei problemi a tagliare l'eccedenza, invece ce la facciamo tranquillamente. A questo punto non ci resta che fare un inizio di testina, non esagerata, però fissate bene la piuma, fissatela sempre molto bene perché poi a due giri vi scappa via e anche lì bisogna rifare il tutto. Tutto no, però bisogna ricominciare da capo. Mi raccomando, pernice, pettinatele indietro perché pare che le barbole abbiano questi microuncinelli che le lasciano attaccate, no? Benissimo, cercate di arrivare fino al calamo nudo. A questo punto bloccate il calamo con il filo di montaggio, tagliate la famosa eccedenza ecco fatto. E a questo punto cercate di rifargli la testina. Andando leggermente indietro, appiattirete ulteriormente le piume, le spingete verso il nostro collarino, che come vedete farà da premistop, venuta così, farà da tampone che lascerà belle dritte le nostre piume. A questo punto non ci resta che chiudere la nostra mosca e tagliare qualche pelucco che ha sparacchiato un po' in giro. Eccola qua. E l'abbiamo finita. Anche questa ci abbiamo messo non più di 4 minuti a farla. Sì, anche un po' di rifinitura, di perfezione, vanno tolti anche questi difettucci di produzione. Ecco fatto, e la nostra mosca è praticamente pronta per essere usata. Come avete visto, sono state tutte mosche estremamente semplici, facili da fare, sono state mosche che, secondo me, devono esserci tutte nella vostra scatola. Anzi, mi farebbe molto piacere, ormai il mio conto su Facebook ce l'avete, o mio del club, quello che volete, che qualcuno che ci creda come ci ho creduto io, no? Le faccia, me le faccia qualcuna per farmele vedere, per darmi, come si dice, soddisfazione, per dire cavoli, però forse quel tipo là, quella sera lì, no? C'aveva ragione. Ok, allora, molto velocemente, in realtà le mosche che devo farvi stasera sono finite, erano 7 artificiali, no? E ve le ho fatte tutte, ve le ho spiegate, ve le ho commentate, abbiamo parlato anche di aneddoti. Allora, adesso io lascerei lo spazio, se c'è, nascondo la mia faccia, sto al buio, a qualche domanda. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere per, come si può dire, per allungare un po' la serata, no? E intanto passo... Sì, ha ragione Luca, i compiti, vi do i compiti. No, cercate di
di farne tesoro. Leggo nei commenti che qualcuno, ahimè, è andato a pescare, ma l'hai detto lui, no? Per cui oggi ho visto che già si è già ripreso a dar fastidio ai pesci. E la cosa non mi può fare altro che piacere. Io devo stare fermo qualche giorno ancora, poi anch'io mi butterò in questa passione furibonda che ci accomuna. Non c'è nessuna domanda? Qualcuno scriva nei commenti. Dai, scrivete nei commenti qualche domanda, perché sennò cosa vi racconto? La favola del nonno? No, vi posso dire cosa faremo la prossima volta e se ci vediamo anche quella dopo. Però, insomma, mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse qualcosa. Ditemi qualcosa. Oh. Dario mi sta dando soddisfazione. Mi dice che proverà a farle così. Vabbè, Matteo, non ti preoccupare. Sono d'accordo con Alberto. Ci sarà un filmato. Lo sto registrando io adesso. Perfetto. Ok. Luca ci fa una domanda, no? Ci dice che ha problemi con la pernice. In realtà è vero, come dicevo l'altra volta, le bustine di pernice sono belle, comode, perché sono già spiumate, sono dentro, però, ahimè, hanno sempre dentro tre piume giuste per fare mosche sul 14, 16, 18, tutto il resto sono dei piumoni lunghi così, che dite, ma che cacchio ci faccio questa piuma qua io? Va bene per fare, se vogliamo, qualche moschia alta in cara, per l'amore di Dio, qualche valsesiana, però per le moschine che facevano non vanno bene. Per cui il consiglio che ti do, e che do anche agli altri, ripeto, fate un certo tipo di investimento e vi comprate uno scalpo di pernice, cioè tutta la piuma. Oltre ad avere le piumette piccole, piccolissime, normali, averne in quantità veramente notevole, vi dura degli anni, avrete anche accesso a quelle piume che non sono proprio del collo o delle guance della pernice, ma sono vicino alle ali, sono quelle che hanno quelle striature marroni, eccetera, senza contare delle piume sulle ali che vanno bene per altre cose, per cui si può fare, capite? No? Poi, vediamo un po', anche mezza fagiana può andare bene. Alberto Colzani mi chiede quando torno in pesca, io spero giovedì, di riuscire a fare un salto sul mio lambro, al limite da qualche altra parte. Ah, grazie, ti ringrazio. No, che hai spiegato bene, sono contento che abbiate sia stato utile, cioè la mia presenza qui non è per far vedere come si fanno le mosche o il discorso costruttivo. Di sintesi un altro, cioè Mazzanini l'ha fatto l'altro giorno, cioè lì siamo veramente uno step più avanti, siamo su un tipo di costruzione molto più raffinata che non ve lo nascondo, non arriva subito, arriva dopo anni e chilometri di morsetto e di filo su morsetto. No? E di ricerca anche, perché voi non lo sapete, ma queste persone quando fanno queste mosche, per essere il più possibili attinenti ai dressing originari, se fanno un mazzo mica da ridere, devono cercare il dressing giusto, piume impossibili, piume di ara, piume di dei nomi impossibili, piume che per trovarle, ragazzi, si diventa matti, per cui io sono quello dell'inizio, sono quello dell'elementare, come si dice, prima di correre bisogna camminare, per cui sono quello che vi dice di portare il quaderno, un biro, adesso sono anche cancellabili, e prendere nota, si fanno le tabelline e si va avanti, per cui il mio intento è proprio quello, è quello di mettervi da subito, no, mi sto chiaramente riferendo ai neofiti, di mettervi subito in condizione di pescare con degli artificiali validi. Perché, almeno nella mia esperienza, quello che mi vado a comprare, se non è comprato nei posti giusti, e quando uno inizia, non li conosce mai i posti giusti, va nei posti che è convinto che abbiano della roba buona, quasi sempre
tirano delle mosche che sono fatte male. E poi volete mettere la soddisfazione di prendere un pesce con un artificiale che ho fatto io. Recentemente ero con un mio socio ed amico, stavamo pescando, e questo ha attaccato un pesce con una ninfa che ha fatto lui. Ma dovevate vederlo, era felice come un bambino. Ho preso una trota con una mosca che ho fatto io. Ma a me del pesce non frega niente, ma era mia, l'ho fatto io, per cui mi dà la soddisfazione che è finita. Qui, quello che sto facendo è quello. Per cui se avete delle domande, fatemele, le scrivete su Facebook. Adesso, ancora 5 minuti, parleremo allora la prossima volta che ci troveremo, che sarà lunedì prossimo, parleremo di ninfe, parleremo di mosche che lavorano sott'acqua. Due parole, tanto che siamo qui, come versatevi un'altra birra, voi che potete, io lo vorrei volentieri, vorrei fumarmi un sigaro, però come si dice, non sta bene, non è etico in questo caso. E niente, facciamo due chiacchiere. Spesso la pesca ninfa viene un pochino, cioè ci sono, e lo scrisse anche in un articolo in passato, sono queste diatribe, no? Tra chi pesca i secchisti e io li chiamo i ninfaroli. Ma o chi pesca ninfa, c'è questa diatriba, no? Da quelle persone che un carissimo amico che ci sta seguendo definisce pescatori da tastiera, e lui lo sa di chi sto parlando, no? Termine di cui me ne approprio e mi piace moltissimo. Sì, a volte c'è questa diatriba, no? Sulle mosche secche, sulle mosche, sulle ninfe, chi pesca ninfa non è capace, chi pesca secche è più bravo, chi pesca secche prende di meno, chi ninfa di più. Io ho questo è il mio concetto, io le faccio più o meno tutte, cioè i tre stadi degli artificiali, secca, sommersa e ninfa. Ovviamente, secondo me, l'arte raggiunge il suo apice nel momento in cui uno sa esattamente quale usare. E poi volevo dire, non è mica vero, non è assolutamente vero che pescare la ninfa è una cosa facile. Assolutamente no. Se il pescare la ninfa viene inteso come lanciare un artificiale appesantito nell'acqua che va sotto, sì, così potrebbe sembrare più facile, ma non è mica vero che si prendono i pesci in questa maniera. Ci sono delle tecniche, ci sono delle cose da vedere, ci sono degli accorgimenti, ci sono un sacco di cose, la piombatura delle ninfe, la distanza, poi ve ne ho parlato ieri l'altra sera, che io penso che nella mia vita non ho trovato nessuno così esperto per questi libri di pesca cioè ci sono dei parametri importanti da valutare. Come sono messi, se il braccio lavora in un certo modo, eccetera. Io sono convinto che pescare la ninfa bene bisogna essere bravi, bisogna applicarsi, cioè non basta il braccio teso, ve lo posso assicurare, ci vuole del sudore, ci vuole della tecnica nel fare gli artificiali, nel montarli nella maniera corrente, nel presentare i pesci. Ecco, una cosa importante che è universale nella pesca con la secca, sommersa, spider, ninfa. Ricordatevelo sempre, date retta a uno stupido, è come presentate l'artificiale al pesce. Questa è la base di tutto. Di qui è il punto zero dove parte tutto quello che facciamo nel nostro sport. L'importante è come presentate l'artificiale. Se lo presentate male, se fate un lancio, lanciate l'ala secca male, se non guardate. Non leggete il fiume, dovete leggere il fiume. Molti, specialmente i più giovani, non leggono il fiume. Dovete capire come va la corrente, i giri d'acqua. Dovete, in questo caso, usare l'artificiale più adatto per la vostra situazione. Come diceva mio carissimo amico, non è come il dove che vivono pesci nei pesci, ma il quando. Il quando. Questo cosa vuol dire? Potete usare fare delle secche bellissime, fare degli artificiali galleggianti stupendi, meravigliosi, uguali a quelli veri. Però se il pesce non è in attività, come
cosa gli tirate a fare? Cioè, potete andare in caccia se volete, però se il pesce se ne sta sotto perché sta ninfando tranquillamente, e perché precludervi questo tipo di pesca? Perché volete fare i puristi? No, fatele tutte e due, nessun problema. A questo punto avete l'idea che il pesce mangi sotto, perché non provare? Provate a mettere su un artificiale che va sott'acqua e vedere cosa succede. Magari niente, non succede niente perché il pesce comunque non mangia, però potreste essere piacevolmente stupiti, perché magari in quel momento riuscite a prendere un pesce che prima davate per perso. Per cui il quando, cioè dovete capire il momento in cui dovete vedere se pescare in superficie o sotto, ma dovete deciderlo voi, in più chiaramente paragonato al tratto di fiume dove siete, allo spot, deve essere fatto in un, cioè deve essere in un certo modo, dovete capire tutte queste cose, le dovete vedere come una collana che vi portate al collo ogni volta che andate, che uscite dalla macchina, montate la canna sul fiume, dovete avere questa collana al collo di queste perle che vi permetteranno di pescare, di prendere i pesci. Adesso, scusatemi la parentesi così, naif, però niente, torniamo a noi. Settimana prossima parleremo di ninfe, un po' di tutto un po'. Parleremo di ninfe fatte, ninfe storiche, ninfe normali, perdigon, ninfe piccole, ninfe grandi, con la coda, senza suamigrub, insomma, di tutto un po'. Ok. Direi che a questo punto io qui finisco. Stasera vi mando a letto presto, sono le 10:20, per cui stasera a letto presto, perché chi ha pescato sarà stanco, poverino, e vorrà andare a letto, perché domani magari devo andare a lavorare con le catture che ha negli occhi. Per cui, signori, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio infinitamente per il tempo che mi avete dedicato, spero che la serata sia stata utile per alcuni o piacevole per altri. Se ho detto delle minchiate, perdonatemi, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per il quarto incontro di questo, se vogliamo dire, Covid-19 corso, no? Che ci ha permesso di fare davanti a una birra, un bicchiere di buon vino, quattro chiacchiere sul nostro sport, su come praticarlo al meglio. Signori, vi ringrazio e vi auguro buonanotte a tutti. Grazie.